Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a quello che è uno speciale un po' particolare. Infatti, come vedete, la location non è quella di sempre. Ci troviamo oggi a Berlino, è il 15 aprile e in questi giorni si sta tenendo il Level Up di Namco Bandai. Si tratta sostanzialmente di una convention annuale dove il publisher mostra tutta la sua lineup. E per questo 2014 diciamo che ci sono un bel po' di produzioni interessanti. Ma la giornata di oggi non è stata dedicata soltanto alla lineup che già conoscevamo, ma anche a qualche nuovo annuncio. Uno dei più interessanti sicuramente è Grid Autosport. Sostanzialmente è il nuovo capitolo di Grid, come se fosse Grid 3, anche se si è deciso di dargli un sottotitolo diverso. Oggi abbiamo assistito ad una presentazione, poi l'abbiamo potuto anche molto brevemente provare in alcune delle sue categorie automobilistiche. Partiamo subito da queste, quindi chiaramente il focus è sempre sul Gran Turismo, ma questa volta abbiamo anche a disposizione delle Naked Wheels, quindi macchine con ruote scoperte. Abbiamo provato ad esempio quelle che sembravano delle Formula Indy praticamente, e naturalmente su circuiti più consoni a questo tipo di veicoli. Il gioco esce su PC, Xbox 360 e PlayStation 3, quindi soltanto old gen, non è stata considerata la Next. Uscirà entro la fine dell'anno, più precisamente verso fine giugno, quindi tra l'altro non siamo molto lontani dall'uscita, dal rilascio. E per quello che abbiamo potuto provare, insomma, il modello di guida come sempre sta un po' a cavallo tra la simulazione e l'arcade. Il comparto grafico ci è sembrato comunque molto buono, tra l'altro in questo momento potete vedere alcune immagini che abbiamo registrato in presa diretta dagli schermi, perché non era possibile fare acquisizione diretta. Ma più avanti, se ci sarà disponibilità magari di footage da parte di Bandai Namco, vi forniremo anche una video anteprima più completa. Il nostro level up insomma è continuato con Rise of the Incarnates. Era un gioco del quale non si sapeva praticamente nulla, se non che Bandai Namco avesse recentemente registrato questo trademark. Si tratta di un gioco free to play molto particolare. Praticamente sono scontri 2 contro 2 in arene di dimensioni molto limitate, e il gameplay quindi è molto molto semplice e molto competitivo, naturalmente tutto online, e chiaramente con una formula free to play che per certi versi, data la disponibilità di personaggi differenti, può quasi ricordare un po' la competizione creata dai MOBA, anche se in realtà il gameplay qui è completamente differente, perché appunto innanzitutto ci si scontra 2 contro 2 e poi il controllo del personaggio è diretto in terza persona e con il pad, quindi con dei controlli molto più da action. Avevamo a disposizione 4 personaggi, naturalmente poi la release finale ne comprenderà invece un numero maggiore. Come potete vedere anche dalle immagini, anche in questo caso che abbiamo registrato in presa diretta dagli schermi, si tratta di un gioco molto veloce e molto dinamico, con attacchi che si dividono tra quelli corpo a corpo e quelli invece dalla distanza, e anche i personaggi sono molto differenziati in questo senso. Abbiamo quelli più equilibrati, che quindi riescono ad avere buone prestazioni sia da vicino sia dalla distanza, invece abbiamo quelli più dedicati magari al corpo a corpo, oppure invece quelli che sono molto bravi nel cecchinaggio. Tutti i personaggi naturalmente hanno delle abilità speciali che possono essere attivate dopo un certo caricamento di una apposita barra, e queste permettono di sviluppare attacchi diciamo devastanti contro il nemico. Soprattutto diciamo che il gioco tramite Stunlock permette e incoraggia anche molto il gioco di squadra, e quindi cercare di stordire un avversario, dopodiché farsi aiutare dal compagno per dargli il colpo di grazia. Si creano tutte queste mosse combinate, diciamo. All'inizio il gameplay può apparire molto leggero, diciamo, e anche abbastanza superficiale, ma già dopo qualche minuto di gioco, appena si padroneggiano i controlli, che all'inizio sono un po' legnosi, effettivamente non è proprio fluidissimo dal punto di vista del controllo, non appena ci si abitua,
Poi diciamo che emergono anche delle caratteristiche interessanti, soprattutto quando si comincia a capirsi con il compagno e a mettere a segno le combo. Diciamo che insomma un progetto che non ci aspettavamo, comunque con dei suoi punti interessanti. Passiamo poi a The Witcher 3, che era un po' insomma l'ospite d'onore di questo level up, sicuramente uno dei titoli più in vista, ormai non più del 2014, perché come sicuramente saprete è stato spostato al 2015, però di sicuro uno dei titoli in uscita nel prossimo futuro tra i più attesi. Diciamo che CD Projekt Red, come già ci aveva più o meno dato ad intuire nei mesi scorsi, ancora non è pronta a rilasciare molte informazioni dal punto di vista contenutistico, e infatti ha incentrato tutta la presentazione sul lato invece tecnico della produzione, e abbiamo potuto vedere un trailer che dopo è stato diciamo sviscerato da un level designer che ci ha spiegato quasi fotogramma per fotogramma quali sono tutte le nuove particolarità del motore grafico di The Witcher 3, che come si può immaginare sono veramente un bel po'. È stata scritta una... praticamente è stato rivisto completamente lo streaming, proprio per permettere al motore di gestire delle aree così grandi come sono quelle del gioco. Sono stati trovati diciamo delle soluzioni per evitare il più possibile il pop-up, anche se naturalmente in minima parte sarà presente, però diciamo con il blending dei poligoni il pop-up degli elementi di sfondo verrà molto mascherato, e come affermato anche dal level designer si noterà se si terranno gli occhi incollati allo sfondo. Se invece si rimarrà, cioè si guarderà l'azione di gioco come è normale che la si guardi, sarà praticamente impercettibile. Questo ha detto il level designer. Poi ottimo lavoro sulla riproduzione dei materiali, ci è stato fatto vedere il lavoro che è stato fatto sui metalli per le armature, sfruttando anche l'illuminazione, è davvero notevole, insomma dà proprio un'idea realistica e molto fisica di quello che è il materiale. E poi sempre sul discorso illuminazione in generale, un ottimo lavoro anche quello, il motore è in grado di gestire una quantità di fonti di luce incredibile e tutte le interrelazioni che ci sono tra queste fonti di luce. Quindi insomma anche da questo punto di vista un ottimo lavoro. Procedendo un po' su quella che è la lunghissima lineup di questo level up, abbiamo One Piece Unlimited World Red, quindi nuovo capitolo della saga di One Piece, che si configura un po' come un Musou. L'abbiamo potuto provare molto velocemente, diciamo che si contraddistingue soprattutto per un gameplay molto incentrato sulle boss fight, che sembrano essere proprio il cuore del gioco, quindi nonostante si combatta sempre con un grandissimo numero di nemici, come del resto è tipico dei Musou, però i boss assumono diciamo un'importanza fondamentale nel gameplay. Citiamo anche Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Revolution, che è il nuovo picchiaduro naturalmente dedicato alla saga di Naruto, dotato tra l'altro di una storia originale. Ci è piaciuto molto, innanzitutto per la dinamicità e per il fatto che gli sviluppatori abbiano cercato di rendere il combattimento un po' più tecnico, quindi adesso abbiamo delle counter e dei guard break, che sono un po' una novità per la serie e che insomma rendono il combattimento un po' più tecnico. Rimane comunque un picchiaduro accessibilissimo, assolutamente, cioè proprio si prende in mano il pad e si impara a giocare molto in fretta, e soprattutto incredibilmente spettacolare. Diciamo che è stato fatto un bellissimo lavoro sui personaggi, un po' meno sugli sfondi forse, ma i personaggi sono stati resi in maniera notevolissima, le animazioni sono davvero di qualità altissima, e poi ci sono queste finisher e in generale mosse speciali lunghissime, a volte inframmezzate addirittura delle cutscene, una cosa che ci ha abbastanza stupito. In generale molto spettacolare da vedere, e quindi insomma decisamente da tenere d'occhio. Abbiamo poi provato Ace Combat Infinity, che è già in produzione da moltissimo tempo, sicuramente ne avete già sentito parlare più e più volte. Diciamo che si contraddistingue anche questo per un'accessibilità totale, c'è anche da dire che purtroppo sul posto era possibile provare soltanto il tutorial, quindi era un po' difficile rendersi conto di quale può essere diciamo il livello di difficoltà poi effettivamente del gioco finito. Quello rimanderemo questo giudizio più avanti, però insomma per essere un free to play diciamo offre anche una campagna singolo giocatore, offre una cooperativa online, quindi
diciamo molto interessante per i fan della serie Ace Combat, e sembra che anche insomma lo stile di combattimento cerchi di tornare un pochino alle radici più strategiche, un combattimento un po' più rigoroso e meno action rispetto a quello dell'ultima insomma incarnazione. Abbiamo poi dato una prova velocissima a Dark Souls 2 PC, che ci ha colpito questa volta, soprattutto poi vista la, invece la grande confusione che si era creata con il primo Dark Souls. Bellissimo lavoro sulle luci, texture arricchite, quindi insomma in generale tutto il gioco sembra guadagnarne veramente tantissimo dal punto di vista grafico. Abbiamo poi visto molto velocemente Soul Calibur Lost Swords, anche questo free to play, quindi chi si aspettava un nuovo capitolo insomma della saga magari per next gen dovrà sicuramente pazientare ancora un po', in ogni caso prima o poi arriverà, però non è ancora questo il momento. Qui invece siamo davanti ad un free to play. Allora, non l'abbiamo potuto provare, quindi era semplicemente un video di presentazione, sicuramente si fa notare per il roster abbastanza esteso, e soprattutto c'è questo focus sugli attacchi elementali che possono essere concatenati, e se concatenati nell'ordine giusto possono portare a delle conseguenze in combattimento interessanti. Naturalmente poi soltanto pad alla mano potremo capire effettivamente quanto questo conti nel gameplay, però insomma sicuramente per tutti i fan della saga può essere interessante. È stato poi annunciato un nuovo capitolo della serie di Tales of, che si chiama Tales of Hearts, e sarà esclusivo PlayStation Vita. Abbiamo potuto vedere soltanto un breve trailer, che tra l'altro vi riproporremo su EveryEye a brevissimo, quindi potrete vederlo anche voi. Per adesso naturalmente non si sa ancora molto, il gioco non era presente qui al Level Up, quindi si è trattato semplicemente di un annuncio e di un trailer che comunque sembra presentare un'atmosfera piuttosto interessante. Ci sono poi tutta un'altra serie di titoli di cui vi parleremo più nello specifico negli speciali testuali, anche che dedicheremo all'evento nei prossimi giorni, e naturalmente quando e se avremo disponibilità di footage invece di buona qualità e in alta definizione dei giochi che abbiamo visto, vi presenteremo anche delle video anteprime dedicate ad ognuno dei prodotti. Nel frattempo questo era tutto per il Level Up 2014 da Berlino. Ciao!